Sono Fabrizio Zingalo, ho 24 anni, vengo dalla Sicilia. Il master mi ha dato molto perché per me è un grande momento di ricerca sulla materia, sul cibo, che è una delle mie passioni più forti. Sono Mario Procino, ho 26 anni e vengo da Firenze. Sono Fabio Rizzi, ho 37 anni, vengo da Creazzo, gioco in casa. 2 anni fa ho aperto un piccolo localino a Tenerife, dove fortunatamente è andato abbastanza bene, e da lì ho capito che ho la voglia e la possibilità di fare un passo di qualità. Sono Valentina, vengo da Firenze. Mi sono avvicinata al master perché ho preso coscienza del valore del cibo e quindi ho deciso di avvicinarmi ad un percorso che meglio lo spiegasse. E ho scelto questa scuola perché? Perché questa scuola ti fa un percorso a 360 gradi, non è solo orientata alla cucina, ma è orientata anche al marketing, alla storia, alla chimica, alla zootecnica. Sostanzialmente questo master ti cambia. All'inizio non credi, non pensi, non ci credi, perché non ci crederai mai. Tu dici, vabbè, su 5 mesi. Però cambia, ti cambia come persona, ma non solo come persona, ma ti cambia anche la mentalità della cucina. Dal master porto con me un bagaglio che mi aiuterà sicuramente ad andare avanti nel mondo dell'enogastronomia. Ho sviluppato molto la parte gustativa, diciamo, nel senso ho imparato ad assaggiare, fra virgolette. I chef sono personaggi incredibili, non solo nell'aspetto lavorativo della cucina, ma proprio umano, perché questa è la cosa fondamentale, secondo me. Massimiliano Alaimo, potremmo dire anche la Piccini, soprattutto io vengo da Firenze, però ce ne possono essere tantissimi, però sicuramente sono nomi che ti cambiano la vita in qualche modo, soprattutto lo chef Chiocchetti, che è veramente una guida. Il mio sogno è un po' girare il mondo e cucinare, anche se io ho già vissuto all'estero, però andrò in giro, diciamo, con una consapevolezza un po' diversa su ciò che sono le mie radici come cuoco di cucina italiana. Adesso andrò a fare lo stage e per cui sicuramente dovrò rimboccarmi le maniche, testa bassa e imparare, scrutare, cercare di apprendere il più possibile. Il mio desiderio è quello un domani costruire una mia idea di cucina, che per forza di cose oggi non c'è perché devo studiare ancora e devo fare tanta gavetta, e poterla proporre a un eventuale cliente. Quindi il desiderio sarebbe quello di aprire un ristorante che mi rispecchi.